Ti do il benvenuto su Vibrant Kundalini. In questa lezione di yoga con Pam lavoreremo sul corpo fisico ed energetico in modo olistico per equilibrare mente, corpo e spirito e per fare spazio alla versione migliore di te. Ogni volta sarà una nuova esperienza che ti porterà un grande senso di equilibrio e allineamento. Ti invito a iscriverti subito al canale per non perderti le prossime lezioni e tutti i nostri video esclusivi. Ora prendi il materassino e preparati a fare lezione con me. Buona pratica! Benvenuti a questa lezione. Portiamo le mani in preghiera di fronte al petto. Allineiamo bene la colonna vertebrale. Chiudiamo gli occhi. Portiamo il coccige verso terra. Facciamo una piccola retroflessione del pavimento pelvico sentendo il diaframma che si alza verso l'alto. Petto rimane aperto, spalle giù, lontane dalle orecchie. Allunghiamo la corona verso l'alto e sentiamo la parte posteriore del collo allungarsi e il mento abbassarsi leggermente. E per un attimo respiriamo qui, osserviamo la nostra energia prima di iniziare. Sentiamo il nostro corpo. Il nostro respiro, la qualità dei nostri pensieri. Con l'intenzione di connettere a noi stessi, di trovare la luce all'interno di noi. Di ritrovare il sorriso. Inspiriamo per il tune-in. Cantiamo tre volte il mantra Om Namo Gurudev Namo. Inspiriamo profondamente ed espirando abbassiamo le mani giù e le portiamo sopra le spalle, quattro dita davanti, pollice dietro, allunghiamo bene la colonna vertebrale verso l'alto, inspirando andiamo verso sinistra, espirando andiamo verso destra, facciamo una bella torsione della colonna vertebrale, inspira sinistra, espira destra, chiudi gli occhi. Senti il supporto della terra sotto di te, delle gambe, del coccige, in connessione con la terra. Inspira e apri bene. Con ogni inspirazione, quando vai verso sinistra, apri, con ogni espirazione lasci andare. Il collo segue il movimento, ma rimane sempre un po' allineato con la corona che cerca di andare verso l'alto, il mento leggermente verso il petto. Questo esercizio ci aiuta, oltre che fisicamente, a massaggiare gli organi interni, a rendere la colonna vertebrale flessibile, ci aiuta a
a liberare il nostro campo elettromagnetico, ma tutto ciò che non abbiamo bisogno. Ad esempio, se siamo stati a contatto con tante persone oggi e tendiamo ad assorbire energie esterne, questo esercizio è fantastico da fare ogni sera quando torniamo a casa per ritornare alla nostra energia e interrompere questi cordoni energetici che magari abbiamo assorbito anche inconsapevolmente durante la giornata. Inspiriamo al centro profondamente, contraiamo Mula Bandha, contraendo l'area del perineo, organi sessuali e punto nevo sotto l'ombelico verso l'interno, inviando l'energia verso la corona. Espiriamo, rilassiamo con i palmi verso l'alto, osserviamo per un attimo l'energia, inspirando ed espirando. Equilibrando l'energia all'interno di noi. Inspiriamo per 4 secondi. Espiriamo per 4 secondi. E ancora uno. Benissimo, poi togliamo il cuscino il cubo se l'abbiamo, andiamo nella posizione a quattro zampe e continuiamo a rendere flessibile la nostra schiena andando nella posizione mucca gatto. Quindi con ogni ispirazione spostiamo lo sguardo verso l'alto, spalle lontane dalle orecchie, collo rimane sempre allungato, quindi non andiamo a schiacciare le vertebre cervicali, ma semplicemente ad allungare questo collo lontano dal corpo, guardando leggermente verso l'alto, ma non troppo, un po' sopra l'orizzonte. Con ogni espirazione spingiamo bene le mani a terra e cerchiamo di lasciare andare tensione dalla nostra colonna vertebrale. Inspiriamo, apriamo, espiriamo, lasciamo andare. Solitamente consiglio di seguire il vostro ritmo qui, se sentite di voler andare più piano fatelo. Ma se ve la sentite vi consiglio di avere un ritmo un po' veloce, non troppo, sempre consapevole come movimento, però di iniziare davvero a muovere e a riscaldare queste vertebre, inspirando ed espirando. Come se volessimo scuoterci dallo stress, dalla giornata e lasciare andare verso terra con l'espirazione tutti i pesi dalla parte alta della schiena, dal retro del cuore, dalla parte bassa, lasciando andare con ogni espirazione. Ed inspira su, trattieni, contrai Mula Bandha e invia l'energia verso la corona. E poi espirando, porta leggermente le mani in avanti, attiva i piedi e vieni nel cane a testa in giù, iniziando a piegare un ginocchio alla volta. Le mani sono ben in connessione con il materassino. Di solito il dito medio è quello che punta in avanti. E attiviamo le mani per spingere il coccige verso l'alto. Abbracciamo il centro con le nostre braccia. Andiamo a fare una piccola rotazione verso il centro e cerchiamo di creare sempre più spazio tra le vertebre, portando il coccige verso l'alto, continuando a piegare un ginocchio alla volta,
a lasciare andare lo stress dal corpo, allo stesso tempo anche a fortificare il nostro corpo, i nostri muscoli. E poi con la prossima inspirazione camminiamo verso le mani e portiamo la schiena dritta e poi espiriamo, veniamo giù. E con la prossima inspirazione ci apriamo verso l'alto, mani verso il cielo e espirando, mani al centro del cuore. Facciamo un paio di saluti al sole B. Inspirando, andiamo nella posizione della sedia, quindi cerchiamo di piegarci verso il basso, le ginocchia si mantengono sopra le caviglie, non oltre i piedi comunque, mani verso l'alto, palmi delle mani che si guardano, e cerchiamo di sederci giù. Inspiriamo qui, espiriamo, scendiamo giù, inspiriamo schiena dritta. Espirando andiamo nella posizione della piattaforma, inspiriamo qui ed espirando andiamo giù, chaturanga oppure andiamo giù con le ginocchia, inspirando veniamo nel cobra, espirando cane a testa in giù, facciamo un respiro qui e poi portiamo il piede sinistro verso l'alto. Espirando lo portiamo in mezzo alle mani, inspirando veniamo su, guerriero 1. Inspira qui, espira, inspira, espira, vieni giù, piattaforma, inspira qui, espira vai giù con le ginocchia oppure chaturanga e poi inspirando vieni su, cane a testa in su. Quindi ginocchia e bacino sollevati oppure cobra. E poi espirando andiamo nel cane a testa in giù. Un respiro qui. Poi inspiriamo piede destro verso l'alto. Espiriamo lo portiamo in mezzo alle mani. Inspirando veniamo su, un guerriero 1. Espiriamo qui. Inspiriamo ed espiriamo, veniamo giù, piattaforma. Inspiriamo qui ed espirando, andiamo giù e scegliamo se venire a cobra o nel cane a testa in su. E poi espirando, torniamo nel cane a testa in giù e facciamo tre respiri completi. Inspira 4, espira 4. Mantieni pure le ginocchia piegate, l'importante è la schiena che va verso l'alto, quindi segui il tuo corpo. Se hai bisogno, ti senti più comoda con le ginocchia piegate, fai pure. E poi con la prossima inspirazione, due passetti, schiena dritta, piedi in mezzo alle mani, espira giù. Inspirando, torna nella posizione della sedia. Ed espirando, mani di fronte al petto, posizione allineata. Facciamo un altro ancora, inspira sedia, espira giù, inspira schiena dritta, espira, questa volta dalla piattaforma vai direttamente giù, inspira cobra o cane a testa in su, espira cane a testa in giù. Inspira qui, espira, inspira, piede sinistro verso l'alto, espira, piede in mezzo alle mani, inspira, vieni su, inspira, espira, inspira, espira, ancora uno, inspira. Espira, vieni giù,
E poi inspirando cobra o cane a testa in su, espirando cane a testa in giù. Un respiro qui. E poi inspira, piede destro verso l'alto, espira, guerriero 1. Vieni su inspirando. Espira, inspira, espira, addome attivo, senti il diaframma che va verso l'alto, allungati, inspira ed espira, vieni giù e ancora inspirando, cobra o cane a testa in su ed espira, cane a testa in giù. Tre respiri completi. E poi schiena dritta, piedi in mezzo alle mani, inspirando, espirando, vieni giù. Inspira, posizione della sedia. Espira, mani di fronte al petto. Osserva per un attimo. E ne facciamo un altro ancora. Inspira, sedia. Espira, giù. Inspira, schiena dritta. Espira dalla piattaforma, vieni direttamente giù e poi vieni nel cane a testa in su o cobra ed espirando cane a testa in giù. Inspira, espira. Inspira, piede sinistro verso l'alto. Espira in mezzo alle mani, inspira, guerriero 1, vieni su. Senti la tua forza, la tua stabilità, piedi ben fermi a terra. L'ultima ispirazione. Ed espirando, gira sul piede dietro che viene a 90 gradi e apri le mani parallele al pavimento con i palmi orientati verso il basso. Guarda sulla mano sopra il ginocchio piegato. E respira qui. Poi inspirando, porta entrambe le mani su ed espirando, sposta il bacino. E vieni nel triangolo. La mano può rimanere sulla coscia, sulla caviglia, sul piede oppure a terra, mentre l'altro braccio viene verso l'alto se vogliamo. Spalla rimane lontana dalle orecchie, lo sguardo può andare verso la mano che guarda il cielo oppure rimanere verso il basso. Inspiriamo qui. E poi portiamo la mano destra a terra, pieghiamo leggermente il ginocchio, ruotiamo il piede e se riusciamo portiamo la mano sinistra verso l'alto e facciamo una leggera torsione, rimanendo con le gambe entrambe dritte, un micro piegamento alle ginocchia, spalle lontane dalle orecchie, se riusciamo guardiamo verso l'alto oppure a terra. E con la prossima espirazione portiamo entrambe le mani a terra, il piede dietro, veniamo giù e poi inspirando, cobra o cane a testa in su. Espirando, veniamo nel cane a testa in giù.
un respiro completo qui. E poi piede destro verso l'alto, lo portiamo al centro, inspirando, veniamo nel guerriero 1. Ancora sentiamo la nostra stabilità qui. E inspira ed espirando gira il piede dietro, abbassa le braccia parallele al pavimento, spalle lontane dalle orecchie e guarda sulla mano che è sopra il ginocchio piegato. Ancora una volta senti la tua forza, senti la colonna vertebrale che cerca di andare verso l'alto, la posizione ha un che di fierezza, di forza, di stabilità. Respira. E poi allunga il ginocchio piegato, sposta il bacino in avanti, vieni giù con la mano a terra oppure sulla gamba dove preferisci e poi apri verso l'alto il braccio sinistro, guarda il braccio sinistro a terra e respira. E con la prossima ispirazione, se te la senti, porta la mano sinistra a terra vicino al piede destro, gira il piede sinistro e vieni su con la mano destra. Le gambe possono essere entrambe allineate oppure, se preferisci, anche mantenere la gamba di fronte piegata. Inspira ed espira. Inspira l'ultimo, espira, mani a terra, vieni giù. E questa volta rimani giù. Porta le mani vicino al corpo, palmi orientati verso il basso. Con la prossima ispirazione portiamo i piedi, il busto e la testa verso l'alto. Ed espirando veniamo giù. E ancora inspira su. Espira giù. Inspira su. Espira giù. Inspira giù. Inspira su. Espira giù. Inspira su. Espira giù. Inspira su. Espira giù. L'ultimo, inspira su. Espira giù. E con la prossima ispirazione, mani vicino al petto. Inspira cobra. Espira cane a testa in giù. Tre respiri completi qui. Senti la posizione. Se senti alcuna differenza dal primo cane a testa in giù. Con la prossima ispirazione, piedi in mezzo alle mani, schiena dritta, espira giù, inspira, vieni nella sedia ed espira, questa volta torna giù, apri leggermente la posizione dei piedi che rimangono paralleli al materassino, prendi i gomiti
con le mani opposte e scendi giù. Le ginocchia qui possono rimanere piegate oppure lentamente iniziare a raddrizzarle, ma senza bloccare indietro il ginocchio. Mantieni sempre un micro piegamento per proteggere le ginocchia. Inizia a sentire la forza di gravità. Inizia a sentire le vertebre che creano spazio, il collo rilassato completamente verso il basso. E torna al tuo respiro. Inspira 4 e espira 6. Inspira 4 e espira 6. Inspira 4 e espira 6. Con ogni espirazione senti la tensione sciogliersi dalla parte posteriore delle gambe, dalla schiena, dal collo, dal viso. E poi dolcemente porta le mani a terra, inspira schiena dritta ed espirando porta le ginocchia a terra, apri bene la posizione, unisci gli alluci insieme, le ginocchia sono ben aperte e vieni giù con le mani in preghiera di fronte a te e la fronte che si riposa sul pavimento. Continua ad inspirare 4 e ad espirare 6. Inspira 6. Continua a sciogliere la tensione. Senti la terra sotto di te e dona ogni tensione fisica, mentale, emotiva con l'espirazione verso terra.
E poi con la prossima ispirazione, trattieni con tremula banda e invia l'energia verso la corona. Ed espira, lascia andare. Inspira, porta le mani vicino alle ginocchia. E con la prossima ispirazione, una vertebra alla volta, vieni su. Osserva per un attimo, mantieni gli occhi chiusi. Facciamo un'altra posizione di rilassamento prima di passare alla meditazione. Veniamo a terra con le gambe piegate, i piedi sono in connessione tra di essi, qui potete usare se volete dei cuscini sotto le ginocchia in questo modo, oppure se ne avete uno grande potete anche metterlo sotto la schiena e ci allunghiamo dietro. Portiamo le mani sulla parte superiore delle cosce e spingiamo le cosce via dal corpo per creare ancora un po' di spazio nell'area del bacino, degli organi interni. E poi rilassiamo giù le spalle, rilassiamo le mani che possono rimanere sulle cosce oppure a stella, con i palmi orientati verso l'alto, leggermente distanziate dal corpo. Ancora una volta torniamo ad inspirare 4 e espirare 6. Cercando di inspirare ed espirare dall'addome. Sentiamo il diaframma che si abbassa con ogni ispirazione, l'addome che si eleva lontano dal corpo, portando nuovo prana ai nostri organi interni. E con ogni ispirazione l'ombelico torna verso la colonna vertebrale, il diaframma torna verso l'alto. E ci svuotiamo completamente. Cerchiamo di creare spazio con ogni respiro, andando a portare prana, nuova vita all'interno di noi, tutti quegli spazi che sentiamo un po' oscuri, un po' angusti, dove il respiro fatica ad arrivare. Gentilmente lo portiamo lì, con la nostra intenzione, con la nostra visualizzazione. Iniziando a sciogliere tutte queste tensioni dal nostro corpo, dall'addome, dove risiedono tutto ciò che non abbiamo digerito, tutte le nostre emozioni, tutte le energie stagnanti. Sentiamo questo cordone con la terra dal nostro ombelico. Connessi con il centro della terra, con ogni ispirazione portiamo nuova stabilità, nuova centratura. Con ogni ispirazione lasciamo andare dal nostro ombelico verso il cordone, verso il centro della terra, tutto ciò che non ci nutre più, consapevole o inconsapevole.
Poi portiamo le braccia dietro la testa, allunghiamo bene tutto il corpo. E gentilmente chiudiamo le gambe, ci spostiamo sul lato per un attimo. E poi veniamo su. Troviamo una posizione comoda per la meditazione. Seduti con un cuscino, un cubo oppure su una sedia. La meditazione Kirtan Kriya la facciamo vibrando il mantra Sa Ta Na Ma, scandendo bene il mantra. Il mantra sarà nella prima parte cantato a voce alta, nella seconda parte sussurrato, la terza parte in silenzio, quarta parte sussurrato e quinta parte ancora una volta cantato a voce alta. Ogni sillaba corrisponde a un mudra, quindi il pollice andrà a toccare le diverse dita delle mani mentre vibriamo le sillabe sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. L'ultima parte della meditazione, che è molto importante, è la visualizzazione a forma di L della sillaba, di ogni sillaba che entra dalla corona, va verso il centro della testa e poi va verso il terzo occhio, verso l'infinito. Quindi fa una forma di L, sa, ta, na, ma. A me piace immaginare la sillaba racchiusa in una goccia di luce che ripulisce il mio subconscio e libera la via per vivere la realtà per com'è realmente, non per com'è nella mia testa. Quindi con questa intenzione di liberarci da questi filtri che la mente ci mette, di liberarci alla luce interiore e anche alla luce esteriore, ci prepariamo per la meditazione. Portiamo il coccige verso terra, colonna vertebrale allineata. Mento leggermente verso il petto, spalle aperte, piccola retroflessione del pavimento pelvico, corona verso l'alto, mani in posizione, palmi verso l'alto, primo mudra, pollice e indice insieme e inspiriamo per iniziare. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma, 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 sa, ta, na,
ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sussurrato sa ta na ma 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 sa in silenzio. Continua a visualizzare le sillabe, a premere il pollice con le dita. Ricordati di respirare, puoi inspirare per un ciclo di mantra ed espirare per un altro ciclo. Continua a visualizzare questa goccia di luce
con le sillabe che ripulisce il tuo subconscio, la tua mente, rendendo tutto più chiaro. Sussurrato. Voce alta. Sa, ta, na, ma, 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 sa,
na ma sa ta 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 na ma. E inspira profondamente. Porta le braccia verso l'alto, allunga bene la colonna vertebrale, apri le dita delle mani, contrai Mulabandha e trattieni più a lungo possibile, canalizzando l'energia verso l'alto. Se bisogna di espirare, espira. Inspira ancora una volta, trattieni, contrai Mulabandha, invia l'energia verso l'alto. Ed espirando, scuoti le mani. Scuoti il corpo. Elimina tutti i residui di energia stagnante. E poi vieni giù in Ghia Mudra, pollice e indice insieme, palmi delle mani orientati verso l'alto. E per un attimo concentra la tua attenzione al terzo occhio e osserva il flusso del tuo respiro che entra e esce dalle narici. Porta le mani in preghiera di fronte al petto. Se avevi un'intenzione, inizio lezioni. Inspira nel tuo cuore con il prossimo respiro. O semplicemente osserva. E rimani grata per questo momento, per questo respiro, per questa pratica. In completo allineamento. Sono esattamente dove dovrei essere. E con gratitudine chiudiamo con un lungo Satnam. Satnam. E ci inchiniamo per un attimo, abbassando la testa al cuore. E grazie.
Grazie per aver praticato con me. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, commenta raccontandoci la tua esperienza, ma soprattutto condividi il video così da poter sostenere il nostro progetto e la creazione gratuita di questi contenuti. Farà una grande differenza e noi te ne saremo davvero grati. Ti invito inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella per non perderti tutti gli incredibili video che aggiungiamo ogni settimana. Ti ricordo che in descrizione troverai anche il test dei chakra gratuiti per sapere quali dei tuoi centri energetici ha bisogno di essere riequilibrato. Come sempre, grazie di essere qui e ci vediamo al prossimo video.